pari e patta, 1-1 tra Latina e Benevento per la quindicesima e seconda giornata di ritorno del campionato Under 15 Serie A e B, girone C. Il Benevento di Formisano si ferma dunque pareggiando con Garofalo nella ripresa con il gol del vantaggio nerazzurro siglato invece da De Bellis nella prima frazione, pari che arriva anche però in campagna tra Salernitana e Napoli lasciando praticamente tutto com'è con la sconfitta di Frosinone a Perugia e Palermo in casa con la Roma. Benevento pericoloso già nelle prime minuti con poi la conclusione parata questa volta dal portiere del Latina che passa in vantaggio al 18° della prima frazione di gioco. Il contropiede di De Bellis è perfetto con il destro che va a battere il portiere dei giallorossi e a portare in vantaggio il Latina di Iannarilli. Benevento che non ci sta e parte ancora sprombattuto, due sono le occasioni prima dell'intervallo al 29° con la conclusione da parte di Delli Curti murata dal portiere dei nerazzurri, poi sarà il Latina con Papa De Bellis, il duo che va ad impensierire la porta dei giallorossi, Papa davanti al portiere, ottima la respinta da parte del numero 1 del Benevento che salva il risultato e sarà prezioso perché poi nella ripresa il Benevento troverà il pareggio. Ancora Papa nella ripresa nei primi minuti trova la conclusione, palla che però esce fuori di poco, ancora Delli Curti tenta il destro a giro, palla ancora sul fondo. Benevento che prima di trovare il gol con Garofalo tenta questa conclusione proprio sul calcio di punizione, conclusione ravvicinata che poi termina fuori il pari, arriva invece al minuto 23 ed è proprio Garofalo di destro a battere il portiere del Latina siglando il pareggio da parte del Benevento che cerca anche la vittoria nei minuti finali con il tutto per tutto, colpo di testa sul calcio d'angolo che termina però oltre la linea bianca. Ancora Benevento negli ultimi istanti, altra conclusione terminata oltre la traversa,